Una settimana dopo il sigillo di Ateneo a Rosario Fiorello, l'Università di Urbino premia Diego Dominguez, leggenda del rugby italiano e mondiale. Un vero fuoriclasse che è stato il più forte mediano d'apertura della storia della nazionale italiana. Questa mattina il campione è nato in Argentina nel 1966, ha ricevuto il riconoscimento durante la cerimonia svoltasi nell'aula magna del rettorato di Via Saffi. Diego Dominguez, si legge tra le motivazioni del conferimento, si è distinto per talento e tecnica, per intelligenza tattica e dell'anima. È bellissimo, bellissimo, l'ho detto, è bellissimo, è veramente bello, io ci tengo tantissimo a questa terra, a questa regione, sono venuto tantissime volte, io sono originario di Matelica, la mia famiglia è di là, la mia famiglia materna, e niente, sono tornato tante volte, ogni volta che posso torno, Urbino è la prima volta, essere in un'università così prestigiosa, una delle più antiche d'Italia, e per me è enorme, è veramente... È un onore, sono contento, sono una cosa che mi porterò a vita questo momento, nella mia vita lo porterò fra i momenti più belli che ho avuto, oltre che entrare in campo su qualche partita importante, qualche vittoria importante, queste sono cose che tu le tocchi con la mano, capito? È bellissimo e niente, ho cercato di trasmettervi a voi parole semplici, un po' il resoconto della mia vita. Ho cercato di farlo conciso, se no starei qua 6 ore a raccontare aneddote, quindi niente, penso che il messaggio è arrivato. Dal senso di appartenenza alla forza, Diego Dominguez ha parlato dei valori del rugby, valori forti e utili anche per affrontare le sfide della vita quotidiana. Quella di oggi è stata un'altra giornata importante per l'Università di Urbino, che cerca e coinvolge personaggi che esprimono valori positivi, veri e propri esempi per gli studenti. L'idea è proprio quello di, cioè stiamo cercando dei personaggi che esprimano valori positivi e percorsi professionali che siano validi per tutti, cioè appunto i risultati si ottengono prevalentemente lavorando sodo e sapendo fare squadra con altri, perché da soli appunto è sempre più difficile ottenere i successi, quindi penso che sia non solo per scienze motorie ma per tutte le studentesse e gli studenti dell'Ateneo.